Benvenuti nel mio nuovo video. Oggi vi voglio mostrare la ricetta, molto semplice ovviamente, di questi muffin che sono fatti. Ora, il blu è il blu della spirulina. Sono fatti con gli Oreo e il Nesquik e praticamente nascono da una modifica che ho fatto ad una ricetta che ho trovato, e non avendo tutti gli ingredienti in casa precisi ho modificato la ricetta aggiungendo quello che avevo e devo dire che sono venuti veramente buoni, quindi ve li voglio proporre anche a voi. E a me piace mangiarli con la cioccolata calda e un po' di yogurt, sempre colorato con un po' di spirulina blu. Adesso vi faccio vedere quanto sono carini anche dentro. Sono morbidi, sono molto cioccolatosi, sono senza burro, senza uova e l'aggiunta è degli Oreo e del Nesquik. Io quindi vi lascio alla ricetta semplicissima ovviamente e fatemi sapere se li provate, se vi piacciono. Buon appetito, ciao! Dunque, gli ingredienti per i nostri fantastici muffin al cioccolato alternativi senza burro e senza uova sono 250 g di farina, e io uso la farina normale bianca 00, 150 g di zucchero normale bianco, poi 80 g di Oreo, io ho questi normali, quindi quelli ripieni con la crema bianca, però sarebbe meglio utilizzare quelli con la crema al cioccolato, però io non li trovo spesso e quindi mi accontento di questi, però con quelli alla crema al cioccolato viene molto più buono. E poi ci servono anche 30 g di Nesquik o equivalente, io ho per esempio il cacao, quello solubile della Milka. E quindi adesso andiamo a mischiare tutti gli ingredienti questi farinosi, insomma asciutti, poi aggiungeremo i liquidi. E intanto ho anche messo a preriscaldare il forno a 180 gradi. Io per prima cosa frullo gli Oreo. Questi normali, insomma non quelli thin ma questi normali con la crema bianca, 80 grammi sono 2, 4, 6, 7 e un biscottino, quindi 7 e mezzo. E quindi questi li frullo fini fini. Ok, a questo punto aggiungo il mio zucchero, che è sempre abbastanza a pezzi il mio zucchero, non lo so se forse è un po' umido, non lo so. Quindi aggiungo anche questo e lo faccio andare, perché così mi si tolgono tutti questi grumi orrendi. Aggiungo anche il Nesquik, che ha un po' di grumi anche lui, e anche la farina. Aggiungiamo i liquidi sono, allora, 250 ml di latte. Io uso il latte parzialmente scremato, ma ovviamente anche un latte vegetale va benissimo, e quindi aggiungiamo. Poi dobbiamo aggiungere 30 g di olio. L'olio. Aggiungo mezza bustina di lievito per dolci e anche un pizzico di sale. Io ho anche l'apposito stampo questo in silicone. Ovviamente per cercare di rendere il tutto più carino aggiungo nei miei stampini anche questi, non so bene come si chiamino. Comunque, i pirottini di carta, perché a parte che almeno anche il dolcetto esce meglio, ma è più carino, è più da... ma non ho ben capito se sono muffin, se sono cupcake, non lo so. Comunque io preferisco metterci il pirottino, che crea anche un po' di colore. Ok, tutto pronto,
e quindi in forno per circa mezz'ora. Poi insomma vedete voi, dipende.